Buonasera, the fantastic T-bone, per favore. Va bene, ho detto abbastanza buonasera per oggi. Vi parlo dal Falkensteiner Resort Capo Boi in Sardegna. Il cibo è una delizia per il palato. Davvero altamente raccomandato. Anche il complesso dell'hotel, come potete vedere, assolutamente curato al meglio. Solo la palestra potrebbe essere molto meglio, non è particolarmente bella. E quello che abbiamo vissuto qui in quest'acqua blu, lo scoprirete nel video. Con l'amichevole supporto di Adelinska e, naturalmente, con l'attrezzatura per lo snorkeling di Kroon. Qui potete vedere la nuova maschera da snorkeling SeaView Pro e con essa entriamo direttamente. Abbiamo noleggiato una barca direttamente in hotel per 4 ore, 330 euro benzina inclusa. Non è necessaria una patente nautica per una barca piccola. Abbiamo nuotato direttamente sulla terraferma da lì. Dall'anno scorso so che con il bel tempo, l'acqua lì è turchese. Lo vedrete nel video precedente, c'erano molti pesci. Questa volta il tempo non era così bello e avevamo pensato, ehi, andiamo all'avventura sull'isola. Non c'era molto da vedere, per camminare fino alla torre lì in alto, sicuramente bello, ma qui, beh, vedete, una piccola pozza e altrimenti solo roccia nuda. Quindi, dopo pochi metri, si torna di nuovo al mare. Mi dispiace solo che ho lasciato la mia attrezzatura da snorkeling davanti, quindi sono dovuto tornare indietro. Ci è voluta un po' di forza. Il giorno dopo ho remato con il mio kayak fino all'isola e, naturalmente, ho ripulito un po' l'oceano durante il tragitto. Ho nuotato lungo la costa fino allo scoglio e roccia stronza. Perché si chiama così? È ovvio. E poi ho indossato la maschera da snorkeling SeaView Pro e giù in acqua. L'isola, beh, rocciosa e piena di escrementi di gabbiani. Ne parleremo poi più avanti, perché ci nuoterò di nuovo il giorno dopo. Chissà se questa carta da gioco per bambini mi porterà a una vincita. Ho sicuramente dato di nuovo il mio buon contributo e ho mantenuto il mare pulito. Quindi dal Falkensteiner ho fatto snorkeling fino all'isola. Bene, con cosa ho nuotato fin qui? Con me ho una boa gonfiabile di Ristube, la maschera da snorkeling SeaView Pro di Kroon, la migliore maschera per lo snorkeling e, naturalmente, le pinne lunghe, perché la distanza non è poca. Finalmente sono arrivato qui su quest'isola. Ah, questi orribili gabbiani. Merda! Vedete, è pericoloso qui. Ho anche sentito che alcuni turisti sono stati attaccati dai gabbiani e poi sono stati portati via dal mare, fatti a pezzetti. Pensate che la roccia possa essere spostata via da qui? Assolutamente impossibile. Quindi non c'è molto da vedere sull'isola, se non solo prevalentemente merda di uccelli. Anche i fiori qui odorano come sulla terraferma. Ne vale la pena? Direi che molto probabilmente no. Ho trovato un polipo e poi ho fatto un altro po' di snorkeling tra le alghe prima di tornare indietro. E il giorno dopo, ragazzi, abbiamo concluso brevemente con l'istruttore di fitness Kevin e ci ha detto: attenzione, vi voglio mostrare una spiaggia veramente bella. Così è stato. 15 minuti a piedi. Basta attraversare verso destra attraverso gli stretti sentieri nella parte anteriore della spiaggia ed ecco, date un'occhiata a questo.
acque turchesi, spiaggia di sabbia bianca come alle Maldive, tranne che siamo in Italia. Ora sicuramente vi ho fatto incuriosire, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sui mi piace e acquistate l'attrezzatura da snorkeling Chrome su Amazon. E se siete qui sulla spiaggia, camminate ancora un po' più avanti fino a questo punto e arriverete a questo sentiero. Dal sentiero poi attraversate la natura e infine si arriva a un piccolo bar molto carino in cui i prezzi sono ancora ragionevoli. Quindi, saremmo alla fine del video ma, non so perché, a quanto pare vi piacciono i video delle onde. Almeno, è così secondo le statistiche del mio ultimo video in Grecia. Godetevi le sequenze finali, divertitevi e alla prossima!